Ciao, oggi ti parlerò del brand Paluani, anzi per l'esattezza del packaging, positioning finalizzato all'azienda Paluani. Per l'esattezza, lievitato da ricorrenza Pandoro e Panettone. Ti parlo di questo caso studio che ha fatto un punto e tre di quote di mercato, facendo un più 40% esattamente nel lievitato ricorrenza classico Panettone e Pandoro, che sono i master che abbiamo sviluppato noi di packaging in Italy col packaging positioning, finalizzati esattamente a quei due tipi di referenze, e stiamo parlando di 2 milioni di euro che Paluani ha fatto all'interno dello scaffale in 20 giorni di scaffale. Perché la verità è che lievitato da ricorrenza te lo giochi in 20 giorni di scaffale, ok? Dal primo di dicembre fino ad arrivare al 23 massimo di dicembre. Dopo i giochi sono già fatti, i dadi sono già tirati, i numeri sono usciti. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo guardato quali sono i player del mercato e sinceramente li conosciamo molto bene perché è un mercato che conosco personalmente da più di 20 anni. E abbiamo individuato esattamente un posizionamento utile e un angolo d'attacco che Paluani poteva andare a prendere con il packaging positioning. Quindi abbiamo sviluppato quello che è sulla confezione tutte le caratteristiche. Di fatto abbiamo individuato sei punti chiave che te le dico in ordine proprio di importanza. Primo era trasmettere un prodotto sano. Secondo era trasmettere un prodotto genuino, terzo era un prodotto italiano, perché i prodotti che si utilizza Paluani è latte italiano, uova italiane e sono tutte cose che vanno poi a combaciarsi con questi primi tre punti. Poi ci sono altri tre macro punti, ma sempre importanti: dovevamo dare eleganza, aumentare il premio di acquisto della confezione Paluani. E poi successivamente abbiamo trasmesso il discorso di storicità e di ricorrenza natale, che quello ovviamente non può mai mancare perché di quello stiamo parlando. Attenzione, le aziende leader di mercato in generale sul lievitato a ricorrenza fatturano all'incirca di media l'80% del fatturato, okay? Quindi la ricorrenza natalizia è estremamente importante. Questo è il vecchio packaging di Paluani, ok? E questo è il nuovo packaging di Paluani. Che cosa abbiamo trasmesso noi? Abbiamo rifatto la fustella mantenendo il colore, perché volevamo anche andare a individuare un colore specifico per Paluani, però differente rispetto a quello che comunque è il rosso, ricorda già il Natale, che è un colore magari già visto. Però essendo un colore già istituzionale corpo di Paluani, non abbiamo voluto lavorare in maniera specifica sul colore, ma sulla struttura, andandola a differenziare rispetto a una struttura standard che era questa che esiste già in diversi brand, ma l'abbiamo reso differente proprio per questo motivo. In più abbiamo ripreso un lettering per dare la storicità della vecchia pasticceria di Verona, ma soprattutto italiana, perché questo elemento attaccato alla fetta, al prodotto stesso, va a trasmettere esattamente quello che è l'italianità, che gioca esattamente sul posizionamento di Paluani, che è il discorso del visual. Poi abbiamo creato altri elementi dove abbiamo aggiunto anche il lievito madre, richiamato proprio a livello testuale, e un pittogramma per andare a trasmettere quel transfer di sensazione che è esattamente la pasticceria italiana di una volta. Questo è sempre il vecchio Pantone, e coordinato con il Pandoro abbiamo fatto anche il panettone classico. Da qua sono partiti i master della nuova corporate identity di Paluani. E potete andare a visionare sul nostro website, sotto le voci testimonianze, il direttore generale Diego Romanini, che parla di quelle che sono state le vendite finalizzate al nostro packaging positioning da scuola Jack Trout. Con il video di oggi vi saluto e vi ricordo sempre che non esiste un prodotto di qualità senza che il packaging trasmetta la qualità del prodotto.